Buonasera a tutti. Propongo di nuovo un applauso a Gianna. Una nota di servizio, forse riusciamo a fare due file seduti qua, i ragazzi, solo così facciamo entrare. Io vi saluto a nome del Centro Culturale Paolo VI, di Scienza e Vita della Vasta Comasca e di Provita. Senza aver programmato niente, ci ritroviamo qui per il terzo anno consecutivo, più o meno nello stesso periodo. Nel 2014 con Costanza Miriana sul tema del matrimonio e della famiglia. L'anno scorso con l'avvocato Gianfranco Amato sul tema chi è l'uomo e l'identità di genere. Quest'anno con Gianna Jessen sul tema della vita nascente e del dramma dell'aborto. Tre tematiche che sono unite tra di loro e qui mi permetto di fare un'anticipazione. Un incontro che proporremo come centro culturale il 16 marzo insieme alla parrocchia di San Giuseppe in Como. Un incontro che non vuole essere il punto di arrivo di questi tre precedenti incontri, ma una prima sintesi. Ed è l'incontro con padre Paolo Martinelli, che è vicario vescovo ausiliare di Milano, proprio sul tema amare davvero, persona, famiglia e società, che comprende appunto le tematiche che abbiamo affrontato in questi tre anni. Non abbiamo neanche programmato le tante amicizie e collaborazioni, e la vostra presenza qui lo testimonia, che sono sorte in questi tre anni. Abbiamo coinvolto, si sono coinvolte, oltre 30 associazioni, istituti scolastici, ordini religiosi, movimenti. E qui è mio dovere sentito ringraziare queste associazioni che costituiscono la ricchezza del nostro territorio. Spesso non ci pensiamo, sono magari associazioni che non vanno sempre sui giornali, lavorano di nascosto, ma questa è realmente la ricchezza del nostro territorio. Mi permetto allora di ringraziare almeno quelle che hanno aderito e sostenuto l'incontro di stasera. Ringrazio loro e i rispettivi presidenti: Alleanza Cattolica, Centro Aiuto alla Vita di Como, Centro Aiuto alla Vita di Appiano Gentile, la FISM, Federazione Italiana Scuole Materne di Como, Federvita Lombardia, la Fondazione Viva la Vita di Lugano, Generazione Famiglia di Saronno, Nuovi Orizzonti di Como, Oret Lavora in Difesa della Vita, il Collegio Gallio, Lucid, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti di Como, l'AGE, l'Associazione Italiana Genitori di Grandate, gli Amici del Canossa, l'Istituto Matilde di Canossa, il Rinnovamento nello Spirito, l'Unione Giuristi Cattolici Italiani di Como. Un ringraziamento particolare poi va a Provita, Andrea e Nicola, che hanno tenuto i legami con Gianna e hanno permesso che lei venisse in Italia. Un ultimo ringraziamento è agli amici di Scienze e Vita della Vasta Comasca, a Michele Farina e al presidente Marcello Borri. Se siamo qui stasera lo dobbiamo unicamente a Marcello. Quest'estate, quando c'era stato proposto di invitare Gianna, io avevo delle perplessità, detto non ce la faremo mai, e il suo sì, così sicuro e convinto, io non ho potuto neanche dire ma forse di qua, è stata la ragione che poi ci ha spinto a dare inizio all'organizzazione di questo incontro. Quindi lo ringrazio di cuore. Prima di passare la parola a Gianna, vorrei appunto chiamare, a portare un saluto a nome appunto di Scienza e Vita, il professor Giacomo Same Clodovici, che è membro del Consiglio Nazionale di Scienze e Vite ed è un illustre professore. Speriamo di invitarlo in una prossima occasione. Insegna appunto storia delle dottrine morali. Ha visto il tempo di fare un saluto e una breve introduzione del tema.
Benissimo, buonasera. Mi compiaccio davvero di vedere un pubblico così folto e numeroso. Io porto anzitutto un indirizzo di saluto del direttivo nazionale e del presidente Scienza e Vita e ringrazio e mi congratulo con tutte le associazioni che sono state appena adesso nominate per questo evento così importante che ci sollecita a riflettere sulla questione più drammatica del nostro tempo, perché i luoghi più pericolosi sulla faccia della Terra oggigiorno non sono i luoghi e i contesti dove si spara, di guerra e così via, ma sono purtroppo i grembi materni. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono circa 50, forse addirittura ormai 56 milioni gli aborti che avvengono ogni anno, che significa 153.000 al giorno, 6.400 all'ora, 106 al minuto e quasi 1,5 al secondo. E nonostante questo, su questo tema drammatico c'è una vera e propria congiura del silenzio, un silenzio assordante o comunque un'indifferenza, a mio avviso, imperdonabile. Se pensiamo per esempio che per Obama il problema più consistente sono i cambiamenti climatici e neanche il terrorismo, quando sui cambiamenti climatici, come dicono molti studiosi e scienziati, omicide pochissimi. E del resto lo stesso Obama è stato uno dei principali promotori dell'abortismo negli ultimi anni. E siamo di fronte ad un problema decisivo, fondamentale, perché il diritto alla vita è uno di quei beni sorgivi e fondamentali dai quali dipendono anche tutti gli altri, perché senza nulla togliere all'impegno sociale, per chi per esempio si spende per i deboli, per i poveri, contro la guerra, tutte cause assolutamente nobili, io però chiedo che senso ha parlare tanto di accoglienza se non si accoglie la vita nascente? Che senso ha parlare di lotta alla povertà e di protezione degli indifesi se non si proteggono coloro che sono massimamente poveri, indifesi e innocenti, che sono i bambini nel grembo materno? Che senso ha combattere contro la guerra se non si fa niente o addirittura si contribuisce a quella prima guerra fondamentale che è la guerra contro il proprio figlio? Non lo dico io, ma lo diceva Madre Teresa di Calcutta quando riceveva il premio Nobel nel 1979 dicendo: l'aborto è oggigiorno il più grande distruttore della pace, perché è una guerra diretta, una diretta uccisione, un diretto omicidio per mano della madre stessa. Perché se una madre può uccidere il suo proprio figlio, diceva Madre Teresa, non c'è più niente che impedisce a me di uccidere te e a te di uccidere me. Sono parole veramente lapidarie che dovremmo ricordarci. Ecco, in tutto questo forse qualcuno sarà rimasto un po' depistato e spiazzato in questi ultimi giorni, dopo che i giornali hanno così veramente intessuto una delle più clamorose mistificazioni degli ultimi tempi. E a proposito della lettera apostolica Misera et Misericordia, in particolare si è distinto in questa classifica al negativo il Tempo, ma come citare tanti altri quotidiani, il quale ha titolato "Abortite pure, il Papa vi perdona". Questo è stato l'apice. Allora, forse per niente molti dei presenti lo sanno, il perdono verso l'aborto, la possibilità di confessarlo per le donne, per i medici, c'era già, così come ancora c'era già la possibilità della revisione della scomunica. Non c'è nessuna innovazione, semplicemente la differenza sta nella possibilità per qualsiasi sacerdote di assolvere questo peccato, questo delitto contro la vita nascente, che prima non c'era, certamente a fronte di un pentimento, e questo senza minimamente declassare l'aborto a un atto poco significativo e irrilevante.
mi fermo qui e mi taccio, e sono veramente contento di sentire il nostro ospite e vi ringrazio dell'attenzione. Di Gianna Jessen, molti di voi hanno letto quasi tutto, visto i suoi video, quindi conoscono la sua storia. Ci sono però altrettante persone che magari sanno solo qualcosa. Per questo io non dico niente su Gianna e chiedo a Costanza, che ci aiuterà nella traduzione, proprio di chiedere di raccontarci fin dall'inizio la sua storia, dando presumendo che nessuno sappia niente di lei. Alla fine, se ci sarà tempo, potremo fare una o due domande, domande non interventi. E un ultimo grande dono che ci farà Gianna insieme agli amici di Nuovi Orizzonti è di ascoltarla con la sua stupenda voce. Quindi termineremo con un canto. Grazie. Ciao. I'm coming along in my Italian. Sto facendo progressi con l'italiano. Thank you for having me. Grazie per avermi invitata. It's lovely to be back. È bello tornare in Italia. I guess the best place to begin is at the beginning. E il miglior modo per iniziare è proprio l'inizio. I am adopted. Sono adottata. And my biological parents were 17. I miei genitori avevano 17 anni. My biological mother was 7.5 months pregnant. Mia madre biologica era incinta 7 mesi e mezzo. And she went to Planned Parenthood, the largest abortion provider in the world. E lei andò a Planned Parenthood, e un centro di aborto più grande nel mondo. And they advised her because she was young to have an abortion. Le hanno consigliato, essendo lei giovane, di fare un aborto. She had a saline abortion that burns the baby. Ha avuto un aborto salino che brucia il bambino. Inside and out. Dentro e fuori. To suffocate the child. E soffoca il bambino. Blind the baby. Acceca il bambino. And then the baby is to be born dead within 24 hours. E dentro 24 ore il bambino nasce morto. Except that I wasn't born in a hospital, I was actually born in an abortion clinic. Io non sono nata in un ospedale, sono nata in una clinica d'aborto. After surviving this exact procedure. Dopo aver sopravvissuto a questa procedura appena spiegata. By the grace of God. Dalla grazia di Dio. And the power of Jesus Christ. E la potenza di Gesù Cristo. Twitter is an awful place. È un posto molto molto brutto, questo dove bisogna imparare a camminare. And my enemies on Twitter love to say that I'm lying. E i miei nemici su Twitter dicono che io mento, sto dicendo delle bugie. Because they refuse to believe such a thing, and also because I don't have burns on my body. Si rifiutano di accettare questa verità perché non ho nessune bruciature sul mio corpo. Which is a valid point. Questo è un punto anche valido. But ma it doesn't occur to people who are godless. Non capiscono le persone senza Dio. That God can shield you in the womb like he did Shadrach, Meshach, and Abednego. Che Dio riesce a proteggere coloro che confidano in Lui, così come fece con Shadrach, Abednego nella Bibbia, i tre protetti dal Signore. I also have something else that's very valuable, and that would be medical records. E ho anche un'altra cosa molto preziosa, che sono i reperti medici. It's astounding even for me to look down at my medical records and read born during saline abortion. Sorprende anche me nel leggere che sono nata durante un aborto salino. 6 a.m.
alle 6 del mattino. 2 pounds, 2.5 pounds. 2 libbre e mezzo, che sarebbe neanche un chilo. April 6, 1977. Aprile 6, 1977. You can't get much clearer than that. Non puoi essere più chiaro di così. So, I'm happy. Io sono felice. I obviously don't die very easily. Non sono una che muore facilmente. To the great vexation of many. Oh, alla rabbia di molti. People that do not wish that I had lived. E per la rabbia di molti che non mi avrebbero voluta vedere viva. In fact, it was interesting on Twitter. È interessante su Twitter. Recently, this person said to me. Di recente una persona mi ha detto questo. Would you be offended if I told you that I wish your mother had succeeded? Ma tu ti offenderesti se ti dicessi che io vorrei che tua madre avesse avuto successo nel suo atto? Would you understand that? Potresti capire questo? And I said no. Io ho detto no. 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 Crazy. Pazzo. Anyway, comunque, not everybody loves you. Non tutti vi amano. You can't make everybody happy. Non puoi rendere tutti felici. But you just make Jesus happy. Ma tu basta che fai felice Gesù. And that's all you have to worry about. E questo è tutto ciò di cui ti puoi preoccupare. As a result of all of this, I have what I consider to be the gift of cerebral palsy. Di conseguenza tutto questo ho il dono della paralisi cerebrale. Directly caused by a lack of oxygen to my brain while I was surviving an abortion. Causato direttamente dalla mancanza di ossigeno durante l'aborto salino. So I wouldn't be disabled otherwise. E non sarei disabile se non fosse stato per questo motivo. But you know how you always hear the argument, if the baby is disabled, we need to terminate the pregnancy. Ma ci sono certi argomenti. Se il bambino è disabile, c'è bisogno di procedere a terminare la vita. First of all, that sounds exactly to me like Adolf Hitler. Questo mi sembra proprio le parole di Adolf Hitler. And who are you, healthy person, to look at me and decide for me what my quality of life is? E chi sei tu a decidere, tu persona sana, quale sarà, quale è la qualità di vita che ho? I was never supposed to hold up my head. Non avrei dovuto mai tenere la testa dritta. But I do. Reggere la testa. I do, by the grace of God. Ma con la grazia di Dio riesco. And I so often want to explain to people what an honor it is. Ma spesso io cerco di spiegare alle persone quale onore è. To lean on the strong arm of Jesus. Affidarsi nelle braccia forti di Gesù. All the way to heaven. Sempre, in tutta la via per il paradiso. Especially in a world that really doesn't want to hear anything about Jesus. In particolare in un mondo che non vuole sentire niente di Gesù. When you limp in front of people, quando zoppichi davanti alla gente, they listen. Ti ascoltano. So here's my point. Questo è il mio punto. One of a thousand. Uno tra mille. I'm only kidding. Sto solo scherzando. I won't keep you here all night. No, non vi manterrò qua tutta la notte. You can say amen. Tu potete dire amen. Potete dire amen. My point is. Il mio punto è. Nobody can tell you what your destiny is. Nessuno può dirti qual è il tuo destino. Nobody can tell you what your value is. Nessuno ti può dire qual è il tuo valore. And there's something wonderful about. E c'è qualcosa di bello. Well, I'm just trying to say, if I have to walk this way and go through this adversity, so that one person in the room can be whole in their soul. Io voglio solo dire questo, solo per far capire anche solo una persona. Che attraverso questa mia testimonianza di essere pieni I would live all of this again.
Rifarei questo tutto di nuovo. So I was born at 6 o'clock in the morning in that abortion clinic. Sono nata quindi alle 6 in quella clinica abortiva. And that was the perfect moment. Quello fu il momento perfetto. Because God's time was perfect. Perché il tempo di Dio è perfetto. But in this sense it was genius. Because the abortionist was not at work yet that morning. Perché però in questo modo fu geniale, perché in quel momento il medico abortista non era presente. Had he been there, he would have ended my life with strangulation, suffocation, or leaving me there to die. Se fosse stato lì, mi avrebbe strangolato, soffocato, o mi avrebbe lasciata lì a morire. In America, I've testified before Congress several times. In America ho testimoniato davanti al Congresso diverse volte. In 2002, I testified in favor of some legislation to protect children that have survived abortions. Nel 2002 ho difeso la legge che difende i bambini che sono nati. Nati dopo un aborto che è andato male, che non ha avuto successo. But it was recently brought to my attention that we are still allowing children that survive abortions to die. Ma di recente ho capito anche, ho sentito che stiamo permettendo ai bambini di lasciarli morire nonostante fossero nati dopo un aborto che non ha avuto successo. We're literally leaving them, we've been leaving them on the table to die, or throwing them in a trash can. Li stiamo proprio lasciando lì sul tavolo a morire, oppure li stiamo buttando via in una spazzatura. So I testified again before Congress, just in September. Quindi a settembre ho appena testimoniato in Congresso. To make sure that we care for those children. Di assicurarci, di prenderci cura di questi bambini sopravvissuti al lavoro. There are in fact many more children that survive abortions than you would realize. Voi non potete immaginare quante persone, quanti bambini sopravvivono l'aborto. But their abortionist was present when they had the audacity to live, to be born. Per loro i bambini erano, il medico abortista era presente mentre, ecco, loro sono nati, quindi questa è la differenza. And so that abortionist killed them. Quindi il medico abortivo e li ha ammazzati. This happens all around the world, not just America. Questo succede in tutto il mondo, non solo in America. So the nurse had time to call an ambulance and have me transferred to a hospital where I was placed in an incubator weighing 2 pounds. Quindi l'infermiera ha avuto il tempo di chiamare un'ambulanza e che si è presa cura di me e mi ha portato via e mi hanno messa in un incubatore per quando ero solo 900 grammi. They said I would die. Hanno detto che sarei morta. This is a familiar theme. Questo è un tema molto familiare. After several months of refusing to die, e dopo molti mesi che mi sono rifiutata di morire, they said I had a tremendous will to live. Mi hanno definito, hanno detto che questa ha veramente un desiderio grande di vivere. They were right. Avevano ragione. Just a word for a moment to any parents here. Solo una parola, un attimo, per i genitori qua presenti. Of a strong-willed child. Di un figlio che ha un carattere forte. As I told you, I'm adopted and I had a difficult adoption. E come vi ho detto, io sono stata adottata, ho avuto un'adozione molto difficile. As much as I love adoption, are you hearing that I love adoption? E voglio che si ascoltiate che a me io appoggio l'adozione, amo l'adozione. Mine was difficult in part for this one reason. La mia fu difficile per un particolare motivo. I was told very often, your strong will, my strong will was a problem.
mi dicevano questo tuo carattere forte è il tuo problema. It was viewed as a shameful thing. Era una cosa di cui avere vergogna. A rebellious one. Tipo ribelle. Not suitable for a Christian child. Non un carattere adatto per un figlio cristiano. And I would just say, io invece dicevo, it took a strong will for me to survive being burned alive in my mother's womb. Ci è voluto questo carattere per sopravvivere a quell'aborto, a quella iniezione salina. E questo carattere forte mi ha permesso di sopravvivere. And not just for a little while, for 18 hours. Non solo per poco tempo, ma per 18 ore. Then I learned to walk. Io ho imparato a camminare. At 3 and a half. A 3 anni e mezzo. Then I had spinal surgery at 10 and had to learn to walk again. E mi hanno fatto un altro intervento alla spina dorsale e ho imparato di nuovo a camminare. Both of those things took a strong will. E tutto questo ne aveva bisogno di un carattere forte. Now I have increasing neurological issues that are affecting my equilibrium. Ora ho alcuni disturbi neurologici che mi impediscono di mantenere l'equilibrio. So it takes a strong will to travel across the world. Quindi ci vuole veramente una volontà forte, una forza di volontà forte per viaggiare per il mondo. It takes a strong will to send for Jesus when no one wants to hear his name. Ci vuole una forza di volontà grossa testimoniare a Gesù quando nessuno vuole ascoltare niente su di lui. But we can't change a world that we resemble. Ma noi non possiamo cambiare un mondo che ci assomiglia. This takes a strong will. Questo richiede una volontà forte. So to the parents that are being driven nearly crazy by your child, it is a strong will. Quindi a quei genitori che hanno figli e che hanno questa volontà forte, un po' testarda. The will doesn't need to be shamed. E non si devono vergognare. It needs to be guided. Questo figlio deve essere guidato. That child of yours most likely has a tremendous destiny. Questo vostro figlio ha un incredibile destino. Call out that destiny. Chiama questo destino. Don't shame the child. Non metterlo in imbarazzo. Non... It says in the Bible that God works in us both to will and to do according to His good pleasure. E nella Bibbia dice che il Signore usa anche il nostro carattere, la nostra volontà, la forza di volontà per fare la sua volontà. I just wanted to give you a different perspective. Volevo darvi una prospettiva diversa. I needed my will. Io avevo bisogno di questa forte volontà. I still do. Io ancora ce l'ho. Quindi prima ero stata portata all'ospedale e dopo sono stata accolta da un centro di adozione. And the emergency foster care people were idiots. E questo centro di adozione di emergenza erano idioti. They decided they didn't like me, and I don't think that's possible. I don't know how you can love me. E questi hanno deciso che non gli piacevo. Non riesco a capire perché, come fanno a non accogliermi, perché non gli sono piaciuta. So they would shut me in a room and shut the door for a long time. Quindi mi lasciavano in una stanza chiusa per quanto tempo? Because they didn't like me. Perché non gli piacevo. So the government found out about this madness. Il governo ha scoperto questa pazzia. Placed me in another home of a beautiful woman by the name of Penny. Mi ha portato a vivere da un'altra bellissima persona che si chiama Penny. By this time, I was 17 months old, 32 pounds of dead weight. Quindi a quell'epoca avevo 17 mesi e pesavo 32 libbre. And then diagnosed, as I told you,
With the gift of cerebral palsy. E con il dono della paralisi cerebrale. Every doctor said to Penny, John will never move or walk or be much of anything. Tutti i dottori dicevano, Gianna non camminerà mai, non riuscirà mai a fare ni nulla. They didn't know that in 2005 I would run my first marathon. Non sapevano che nel 2005 io avrei corso la mia prima maratona. The full marathon. Maratona completa. By running on my toes. Correndo sulle mie dita. For over 7 hours. Oltre 7 ore. Everyone else had gone home. Tutti gli altri se ne erano andati a casa. And eaten all the sweets. E stavano mangiando i dolci. E non c'erano più dolci, erano finiti. They didn't know that the next year. Non sapevano che l'anno successivo. A handsome Englishman would ask me to run the London Marathon. Non sapevano che l'anno successivo un bell'uomo inglese mi avrebbe invitata a correre un'altra maratona. And of course I would say yes, he was handsome. E certo che io avrei accettato, lui era inglese, un bell'uomo. Oh, oh my gosh, girls. Oddio ragazze. No. Stop reading Jane Austen. Smettetela di leggere Jane Austen. There was a disaster. Era un disastro. I can laugh about it now. E posso ridere ora. Oh, but did I cry? Oh, ma quella volta ho pianto. So I finished that over 8 hours because I also had an injury on top of my disability and on top of running with a complete jerk. Quindi ho superato questo. Avevo corso corso per 8 ore. E avevo corso accanto a un completo idiota. One reason that I did that is that I wanted to feel the scripture that I will run the race marked out for me. There's a scripture that says that. Nella Bibbia c'è scritto che io correrò quella mia corsa. Allora volevo che questa parola si avverasse in me. And now I want to climb a mountain. E adesso voglio anche salire una montagna. Una collina. And I will. E io lo farò. And I don't want some easy way either. I want to really climb the thing. Io non voglio neanche un metodo facile. Io voglio veramente scalare la montagna. And I will train and train and train until I can climb the mountain. E io farò pratica avanti, avanti, avanti finché non riuscirò a veramente scalare questa montagna. Even in the condition that I'm in. Anche nella condizione in cui mi trovo adesso. Because I want to feel the scripture. Perché voglio sentire la parola di Dio. That the Lord will make my feet like hinds' feet. E che il Signore renderà i miei piedi come quelli di una. Terrible. I don't know how to translate. Cervo. Cervo, grazie. Okay. I like to feel the scripture. I don't like to just talk about it. I don't like to just talk about Jesus. I want to know Jesus. Io non voglio solo parlare della Bibbia, della parola di Dio. Voglio sentirlo, voglio proprio vivere la parola. And so I attempt impossible things. E quindi tento, ci provo le cose impossibili. Because nothing is impossible for God. Perché niente è impossibile a Dio. And I don't want to just know some God who can't do anything. E io non voglio conoscere un Dio che non riesce a fare nulla. I want to know the God who can do everything. Io voglio conoscere il Dio a cui niente è impossibile. And so I plan to climb a mountain instead of sit in a wheelchair because I don't plan to quit. Perché io voglio continuare a pensare, voglio scalare questa montagna perché non voglio stare seduta, non voglio arrendermi, non voglio smettere. I don't care if I have to crawl to heaven. Non mi interessa se dovrò strisciare per arrivare in paradiso. Because I don't know what will happen with my brain injury. Perché non so cosa succederà rispetto dato a quella problema che ho neurologico. But as God is my witness,
che è Dio è mio testimone. No matter what happens to me, qualsiasi cosa mi succeda, I will win. Vincerò. È solo nella volontà. And Jesus. E Gesù. Ok. So. Andiamo per così. I won't be much longer. Non mi trattengo molto. I know it takes longer when we have to translate, and I don't want to take too much of your time. E ci mette ancora di più nella traduzione. Non voglio portare via molto del vostro tempo. I know how that is. You're just thinking, okay, come on. E so come dite, ah dai, vai avanti, finisci. Just a few more things, if it's okay. Se va bene per voi, solo un paio, ancora un po' di cose. Is it okay? Va bene per voi. Okay. Oh, very nice. Siete molto gentili. So yes, I was adopted at 3 and a half by my foster mother's daughter. E quindi sono stata adottata dalla figlia della persona che mi ha adottato del centro adottivo. Which made my foster mother Penny. E questo rende la signora Penny my grandmother. Mia nonna. Which is awesome. Che è bellissimo. She was amazing. Lei è grandiosa. She died 3 years ago in November 12th. Lei è morta tre anni fa, novembre 12. She was 91. Aveva 91 anni. Had cared for 56 orphans. Si era presa cura di 51 orfani. I was one. Io sono una di loro. And she did all of this as a single woman. E lei ha fatto tutto questo come madre singola. Non era sposa. I would say that Penny. Penny is absolutely responsible. È stata responsabile for saving my heart. Per la salvezza del mio cuore. I would be most likely the most bitter, angry woman. Sarei stata la donna più amareggiata, arrabbiata donna. If Penny had not come into my life and saved my heart. Se Penny non fosse arrivata nella mia vita e avesse salvato il mio cuore. Can't say enough about a good mother. Non riesco a dire abbastanza di una donna brava. So, okay, so she taught me to walk, as you know, and mi ha insegnato a camminare, come sapete. I now just walk with a limb. E adesso cammino con un piccolo passo alla volta. But I just want to say. I believe that worldwide we are cultivating nations of victims. Però voglio dire che nel mondo stiamo coltivando tante vittime. If you're a chronic complainer, se tu sei una persona che si lamenta come questa abitudine cronica, I would politely ask you to stop it. Io ti chiedo gentilmente di smetterla. I have a question for you. Una domanda per te. Can most of you in this room walk from here to there and not think about it? Voi riuscite a camminare da qui fino in fondo senza nessun problema? If you can, you've been given a great gift. Se tu riesci a fare questo, è già un grande dono. Just your balance alone. Solo già il fatto di essere in equilibrio is a miracle. È un miracolo. Please do me a favor. Per favore, fatemi un favore. And appreciate it. Apprezzate. So, when I wouldn't take away my challenges or my adversities. Io non toglierei le mie difficoltà. But one thing. Ma c'è una cosa. Oh, one thing when you limp and you're a girl. Quando zoppichi e sei una ragazza.
You are not the first girl chosen. Non sei la prima ragazza che viene scelta. Not usually. Di solito non succede. Instead, invece, you're told how special you are. Ti dicono quanto sei speciale. But not in the I want you to be my wife special sort of way. Ma non nel modo di dire, oh, io voglio che tu sia mia moglie. No. You're told you're inspirational. Ti dicono tu sei ispirazione. On and on and on. E così via. But none of it is I love you. Ma nessuno di questo ti amo. Unless it's something, someone or people that you have no interest in. Almeno escluso le persone alle quali tu non hai alcun interesse. And people who want to say, Gianna, I know this great man. E tutte le persone mi dicono, ma Gianna, io conosco un gran uomo. And he has cerebral palsy too. Che lui c'ha questa paralisi cerebrale. He's disabled as well. E disabile anche lui. This is wonderful. Lui è meraviglioso. People can be so shallow. E le persone riescono a essere così vuote. Can you imagine? If I married someone who lives, that would be the most unstable household on the face of the earth. Immaginate, se io sposassi un uomo che già abita come me, sarebbe una famiglia non stabile. Io sto cercando di arrivare a un punto. I'm just not very structured. Non sono molto strutturata. I'll leave that to the engineers. Lascio questo agli ingegneri. So when you're out with a fellow, quindi quando sei fuori con un ragazzo, or around many fellows who don't have any kind of adversity such as mine, oppure sei accanto a diversi uomini che non hanno problemi quali ho io, very often, spesso, they treat you as if you should be so grateful. Ti dicono, ma tu dovresti essere molto, so incredibly thankful. Tu dovresti ringraziare. To be in their presence. Dovresti ringraziare Dio, essere alla loro presenza. Because, you know, you limp. Perché, vedi, tu zoppichi. It's true, it really is this way. Questo è proprio così, è la verità. So I was out with this fellow once. Allora una volta ero fuori con questo ragazzo. And he was handsome. E lui era un bel uomo, But. Ma. I knew his character. E sapevo il suo carattere. So I wasn't interested. E non ero interessata. And at the end of the day, he let me know in a very polite way. Alla fine del giorno, lui mi fece sapere in maniera molto gentile. That he'd never be interested in someone like me. Che non sarebbe mai stato interessato in una persona come me. But in other words, of course, I'm very special. Però in altri modi, io sono speciale. Altre parole. You know, and so I was enraged, full of anger, lots of anger. Io avevo tanta rabbia, proprio ero furiosa. Because he was assuming I was interested in him, and I was not. Perché lui aveva per scontato che io ero interessata di lui, e io non lo ero. So I held in my anger. Allora ho trattenuto questa mia rabbia. For his benefits. A beneficio suo. And before I say this next part, I just want to say, I hope it doesn't offend you. E prima di dire questa cosa qua, questo per dire, dico, spero che nessuno si offende. But God is my only father. Dio è il mio unico padre. And he is not ashamed of my heart or my honesty. E lui non si vergogna del mio cuore e della mia onestà. And so this is what I said to God. I got to my car and I slammed my fist on the steering wheel. Allora questo è quello che ho detto a Dio. Sono andata alla mia macchina e ho battuto col mio pugno forte. And I said, Lord! Io ho detto, Dio! Is this all you have for me? E questo è tutto quello che hai per me? Thank you! Grazie! I am gonna preach forever and then I'm gonna die! Io predicherò per sé. I'm gonna preach forever to all these people and then I'm just gonna die. Io ho detto,
detto, ma signora, allora io predicherò per tutte queste persone e poi alla fine morirò. Thank you! Grazie. Perché non mi hai reso un uomo? No matter what is going on in a man's life. Qualsiasi cosa succede in un uomo. He can just work, work, work. Lui può lavorare, lavorare, lavorare. But I am a woman. Ma io sono una donna. And the Lord responded. E il Signore ha risposto. And his response changed my life. E la sua risposta cambiò la mia vita. He said. Lui disse. Yes, amen. That's exactly. Yes, exactly. Right. Here. The Lord said, Signore disse, I know you have dealt, Gianna, with rejection your whole life. Gianna, io so che tu hai avuto il rigetto per tutta la tua vita. I said, thank you. Grazie, Signore. Can you please say something else? Ma puoi dire qualcos'altro, Signore? He said, yes. E lui disse di sì. He said, Gianna. Disse, Gianna. Gianna in italiano. Gianna in English. Gianna. Okay. Sometimes this is God speaking. He was speaking to me. Questo è Dio che parla, parlando a me. Sometimes I use the very thing. Io a volte uso quella stessa cosa. That is breaking your heart. Che ti sta spezzando il cuore. To do one thing. Per fare una cosa. And I said what? E ho detto che cosa? And he said, protect you. E disse, proteggerti. He said, you are exactly right. E lui dice, tu hai veramente ragione. I use those limping legs of yours. Io uso questa gamba tua che zoppica. To blind certain men. Per accecare alcuni uomini. To exactly what you are. Per fargli vedere quello che tu sei veramente. Because it isn't that you are not beautiful. Perché non è che tu non sei bella. It's that I am your father. Però io sono tuo padre. And I find most of them. E io trovo molti di loro. Absolutely unworthy of you. Assolutamente indegni di te. And so I use your limping legs. E io uso questo piede che zoppica. To chase them off. Per cacciarli via. I said. That is quite obvious. E io ho detto, ma questo è ovvio. But it was the first time. Era la prima volta. In my whole life. Nella mia vita. I felt that I was beautiful. Mi sono sentita bella. Because God. Perché Dio. No man can ever really convince you of that. God has to. Nessun uomo ti può convincere di questo, solo Dio riesce. And so. Quindi. He went on to talk to me about this, and I want to speak about this to the girls in the room because it's very, very important. E quindi lui continua a dirmi questo. Voglio dire queste parole alle ragazze che sono qua presenti. Most people, most Christians, especially. Molti cristiani, specialmente. Well, most people, really. Quasi tutte le persone. Settle. Si adeguano, si adattano. For average love. Per un amore mediocre. They don't wait for epic love. Non cercano un amore vero. They don't want to be left behind. Non vogliono rimanere indietro. Who wants to be? Nessuno vuole rimanere indietro. Nobody wants to be. Nessuno. But listen to me, girls. Ma ascoltatemi, ragazze. The men in this room. Gli uomini in questa stanza. And all around the country of Italy. In tutto il paese, in tutta l'Italia, are made for greatness. Sono fatti per cose grandiose. They are made for courage. Sono fatti per il coraggio. Not passivity. Non una vita passiva. And they are made to chase you. E loro dovrebbero venirvi incontro, cercarvi. No matter what our modern times say. Nonostante tutto quello che sentite nei nostri giorni attuali. They are made to chase us, and we are made to be adored. E loro devono rincorrerci, cercarci, e noi siamo fatti per essere adorate. But so often, as women, we're used to taking control. Ma spesso noi donne siamo abituati a prendere controllo. It's easier. È più facile. But it turns out miserable. Listen.
What we manipulate and control, we must maintain. Ma ti rende miserabile. Se tu vuoi controllare, allora devi continuare, mantenere questo controllo. You don't have to believe me and you don't have to listen. Tu non devi credermi, non devi neanche ascoltarmi. But I'm telling you this truth. Ma ti dico questa verità. Girls. Ragazze. If you had a terrible relationship with your father. Se avete avuto una cattiva relazione e rapporto con il vostro padre. You don't need to be dating right now. In questo momento è meglio che voi non abbiate nessun compagno, non iniziate un rapporto d'amore. You need to heal. Devi guarire. No man can ever give you what your father should have. Nessun uomo potrà darti ciò che tuo padre non è riuscito a darti. Only Jesus. Solo Gesù. And men. Uomini. If you had no father to show you what a real man should be like. Se voi non avete avuto un padre che vi ha mostrato what a real man should be like. Che come deve essere un vero uomo. Run to Jesus. Just pray to him tonight in your house and say you don't know how to be a good man if you don't know how to be a good man. Vai a Gesù, corri a Gesù, perché anche oggi andando a casa tua vai e chiedi al Signore come essere un bravo uomo. It seems like this is making some of you uncomfortable, which is probably a good thing. Se questa cosa qua forse vi sta creando disagio su alcuni di voi. E forse ed è bene così. I didn't survive an abortion so I could be a coward. Non sono sopravvissuta a un aborto per essere così debole. I survived one to tell the truth. Sono sopravvissuta per dire la verità. So in that spirit, to all the young men listening. In questo spirito, a tutti gli uomini che stanno ascoltando, tutti questi giovani. You are not made to use women and walk away. Tu non sei fatto per usare la donna e poi andartene via. You are not made to be addicted to pornography. Tu non sei stato fatto per essere attaccato alla pornografia. That will destroy your relationships with women. Distruggerà la tua relazione con le donne. You are made to be noble. Tu sei stato creato per essere nobile. You are made to be men of honor. Tu sei stato creato per essere un uomo d'onore. You are made to fight and win. Tu sei stato creato per lottare e vincere. And you have the unique ability as good men. E tu hai l'abilità di essere un bravo uomo. To make a woman feel safe. E di far sentire una donna protetta. You are created in the image of God. It isn't only the girls that are created in the image of God. Tu sei stato creato a immagine di Dio. Non è solo la donna creata a immagine di Dio. And men. Uomini. Every time. Tutte le volte. You choose to be passive rather than courageous. Che scegli di essere passivo invece che coraggioso. You are inflicting unintentional and unseen wounds. Tu stai infliggendo delle ferite invisibili upon the women in your life. Sulle donne nella tua vita. Do you know how difficult it is to be feminine? Sai quanto è difficile essere femmina. When you have to spend your life defending yourself. E quando devi passare tutto il tempo difendendo te stessa. These things matter. Queste cose hanno importanza. So girls, you can chase the boy. Quindi era le girls, you can chase the boy. Ragazze, potete comunque cercare il vostro uomo. But if you do, ma se lo fate, if you make that choice, se prendete questa decisione, don't be surprised if you have to spend your whole marriage. Non siate sorpresi che passerete tutto il vostro matrimonio convincing him that he loves you. Cercando di convincerlo che lui vi ama. Because he never had to prove it. Che lui non gli avete dato il tempo a lui di provare, di sostenere questo. And by the way, men, ragazzi, when
you ask her out, you should also pay for all her food and she should eat a lot. E dovresti pagare per tutto quello che lei mangia e lei dovrebbe anche mangiare bene. All of this to say, there's a difference between average love and epic love, and you can choose and I can choose. C'è una bella differenza tra un amore mediocre e un amore vero. E tu puoi scegliere. In almost conclusion, e quasi concludendo, I turned 39 this year. Quest'anno compio 39 anni. And instead of celebrating, I cried on my kitchen counter. Invece di festeggiare, mi sono messa a piangere in cucina. True. Vero. And I said, Lord. E ho detto, Gesù. I spend my whole life. Io ho passato tutta la mia vita. Defending everyone else's children. Difendendo i figli di tutti gli altri. But I do not have one of my own. E io non ne ho uno mio. Because you see now, even among Christians, perché vedete, anche tra cristiani, purity is not really valuable. La purezza non è più, non ha più un valore. I don't have a baby not because I can't have one. Non ho un figlio non perché non riesco ad averne uno. But because, as I told the Lord, ma perché così come ho detto a Dio, I've chosen to honor him with my body. Io ho deciso di onorarlo col mio corpo. And because I've chosen to be holy, e perché ho deciso, ho scelto di essere nella santità, I have no child. Io non ho figli. But defend others. Ma difendo gli altri. I say this because we have many Christians. Io dico questo perché abbiamo molti cristiani. Who name the name of Jesus. Che dicono il nome di Gesù. And have no problem. E non hanno nessun problema. Just sleeping with whomever they want to sleep with. Andando a letto con chiunque gli pare. Doing whatever they want to do. Facendo quello che gli pare. Following Jesus should cost me something. Ma seguire Gesù dovrebbe costare qualcosa. He has permission to break my heart. Lui ha il permesso di spezzarmi il mio cuore. He let me know something once. He said, you know, Jonah, so many people, when they give me their life. Lui mi disse una volta, Gianna, sai, quando le persone mi donano le proprie vite. They tell me they'll give me everything. Mi dicono, ti diamo tutto, Signore. Until I ask for it. Finché io chiedo davvero. And then he said, Gianna. E allora disse, Gianna. Keep giving me everything. Continua a darmi tutto. So, Italy. Quindi, Italia. Jesus loves you. Gesù vi ama. He's just looking at you. Ti sta guardando. And wants you to know how beloved you are in his heart. E vuole che voi sappiate quanto siete preziosi al suo cuore. He loves you so much that he's sending people from faraway lands. Vi ama così tanto che vi porta le persone da così lontano. Just to tell you how precious you are. Solo per dirti quanto sei prezioso. The Lord has not forgotten Italy. Signore, non ha dimenticato l'Italia. Nor the cries of her people. Neanche il pianto della gente. And that's what I wanted to say. So maybe I left something out, but that really is the most honest speech I could possibly give. E quindi questo è quello che volevo dirvi. E questo è veramente il in onestà tutto quello che avevo dentro in me da dire. And I wanted to thank you for listening to a foreigner. E voglio ringraziarvi per aver ascoltato una straniera. Because you don't have to. Perché non dovevate per forza ascoltarmi. God bless you. Il Signore vi benedica. Il tempo per due o tre domande. C'è il microfono, Elena.
dietro e una qui. Yeah. Sorry. You did me. Oh. Oh. I think we could probably hear you without the microphone. Ok, allora, solo un secondo in inglese. First of all, thank you very much for your example. Oh, excellent English. Thank you. Thank you very much for your example, especially because you suggested us to confront us with Jesus. Actually, I'm passing a very hard time. And the suggestion that I had was to kneel in front of Jesus and thank him for his poem. And so thank you very much because you you repeat the same suggestion I received this date. So I consider it a message from God. So keep it this way. La domanda. Io quello che mi chiedo è, di fronte ai congressi dove tu stai, quando sei in fronte a un congresso, di fronte a politici, di fronte al governo degli Stati Uniti, che è forse uno dei più potenti che esistono al mondo, io so che il Signore ha detto di non aver paura, anche se andrai in una valle oscura, io sarò sempre con te. Però come sono i suoi sentimenti quando sei di fronte a tutte quelle personalità politiche così influenti, così potenti? Cioè, sono veramente così... insomma, pare che vogliono soltanto andare contro Cristo. Cioè, è veramente tutto così oppure c'è anche qualcuno che ha dentro qualcosa di buono? So how do I feel when I'm in front of people that don't love God and they think I'm a total moron, total idiots? Oh, it's not fun. I guess you, I suppose. Non è molto divertente quando mi trovo in questa situazione. But I'm just myself. I mean, cerebral palsy as a child was a great training ground. Paralisi cerebrale è stato già un modo per rendermi più forte. Because usually God only allowed me to have one friend. No one else wanted to be my friend. And it was fantastic training for this. Il Signore mi ha lasciato soltanto un amico. Questa sua friend. He left me one friend. Yeah, like when I was little, yeah. Now I have more than one. Quando ero piccola avevo solo un amico e adesso ne ho tanti, quindi... comunque la difficoltà è stato un terreno per fortificarla. So you just learn to be yourself, and if people want to leave your life or stay with you, you just keep following Jesus. Does that make sense? Non so se è chiaro. Quindi ti di essere me stessa. Yes. Ciao Gianna. Ciao Gianna. Ciao. Ciao. Allora, grazie per la tua testimonianza. La domanda che ti voglio fare io è, io umanamente parlando ho provato molta rabbia quando hai parlato dell'abbandono dei tuoi genitori, tanto di più ancora del fatto che ti volevano veramente uccidere come da Porto Salino. Ecco, io quello che ti voglio condividere è che avrei tantissima rabbia come presumo se l'hai avuta tu. Ecco, tu. Sei riuscita nel tempo poi a rivedere i tuoi genitori naturali o comunque a confrontarti con loro? Yes. Okay. So I believe that Jesus can talk to us and tell us things before they happen. Io
Credo che Gesù riesce a dirci le cose ancora prima che succedano. So one day I was on an airplane, which is not unusual, and I heard the Holy Spirit say to me, "What would you do if your biological mother came to an event?" E quindi un giorno ho sentito nel mio cuore che Gesù mi diceva, cosa faresti se la tua madre, che se tua madre si presentasse davanti a te? What would you do if she disrupted the event? Se, che cosa faresti se lei si presentasse in un evento tipo questo e quindi rovinarti un evento organizzato? And kept questioning me, preparing me. So 2.5 weeks later, I was doing an event like this. Il Signore mi stava preparando e 2 settimane dopo fui presente a un evento quale è questo che abbiamo. And just like tonight, when we conclude, I will greet all of you. Unless you have the flu or cold or something you can give me, do not come near me. E così come faccio le altre volte, saluto tutte le persone, a meno che avete qualche raffreddore, quindi non venite vicino. Mi ammalo molto facilmente. Anyway, she came up to me and said, "Hello, I'm your mother." No warning. Quindi si presentò e ha detto, "Ciao, io sono tua mamma," senza preavviso. Except God had warned me. Certo, il Signore mi aveva preparata. And I prayed immediately, Jesus, 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 in my head. Continuavo a pregare, Gesù, 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 in testa. Sì. And I knew that this was not a battle against my mother. E questa non era una battaglia contro mia madre. So I looked at her and I said, "I am a Christian and I forgive you." Quindi l'ho guardata e ho detto, "Io sono cristiana, io ti perdono." And she said, and she said, "I don't want your forgiveness." E lei disse, "Io non voglio il tuo perdono." And I said, "I'm a Christian and I forgive you." E io ho ripetuto, "Io sono cristiana, io ti perdono." She insisted, "I don't want your forgiveness and your father and all of this shame and all of this rage." E ha detto, "Io non voglio il tuo perdono." E quindi aveva tutta questa rabbia, questa furia. But just at that time I had been reading a children's book called The Little Princess. Proprio in quel periodo avevo letto di un libro, La Principessa, Piccola Principessa. It's British. È un libro inglese. And it's about an orphan and all of these awful things happen to her and then everything is made right. Si trattava di una bambina orfana e che alla fine le cose andavano bene, per il verso giusto. And as this woman was yelling at me, mentre questa donna mi stava urlando, I heard God say in my heart, "Gianna, you're a little princess." Ho sentito il Signore dire al mio cuore, "Gianna, tu sei una principessa. Stand up and speak with the authority of a princess." Stai in piedi e parla con l'autorità di una principessa. And I looked at her again and said, "I'm a Christian and I forgive you, but I will no longer allow you to speak to me in this manner." Io sono, allora le ho detto, "Io sono cristiana e ti perdono, ma non ti permetterò più di parlarmi in questo modo." And I got up and I left. Mi sono alzata, me ne sono andata. And that was my meeting with my biological mother. But that's why I say, I'm not defined by where I come from. Ed è per questo che io dico, non mi definisco in base al sapere da dove arrivo. And you don't have to be defined by where you come from either, if it was a terrible place.
E quindi neanche voi dovete essere legati alle vostre origini, se le vostre origini sono dei posti terribili, momenti terribili. I'm defined by Jesus. I am God's girl. Don't mess with me. My father runs the world. Io e mio padre. Dio mio padre, non volete avere nulla a che fare contro la figlia di Dio. And so, that's how that went. Ci frega è pensare che siamo felici quando siamo liberi di scegliere. Se qualcosa o qualcuno ci limita nella nostra libertà, pensiamo di non essere felici. Quindi anche rispetto alla questione dell'aborto, ma tutte le questioni della vita, non vogliamo che qualcuno ci limiti. E pensiamo così, cioè, di poter essere felici solo in questa maniera. Yeah, without any kind of boundaries, we can do whatever we want. Nobody can tell me anything is wrong. Well, what's your question? È difficile spesso far capire una persona che uno può scegliere quindi qualcosa che non è bene, quindi ad esempio l'aborto. Yes, how do you have boundaries and right and wrong in a worldwide sort of mindset of I can do whatever I want, there is no God, or I'll create my own God, that kind of thing. Non voglio avere nessun limite, non voglio avere nessun, cioè voglio avere tutta la mia libertà, allora non ci aiuta l'affrontare il tema in questo modo. Just because you don't believe there is a God doesn't mean there isn't one. Ma solo perché tu non credi che Dio esiste, non significa che Dio non esiste. And if there is no right and wrong, se non c'è il giusto e il buono e il cattivo, il giusto e lo sbagliato. Why are we so troubled inside when we do something wrong? Allora perché c'è questa coscienza che ti rimorde dentro? So we can make up our own rules, but that's not really gonna get us very far. Allora possiamo fare le nostre regole, ma questo non ci porterà da nessuna parte. I don't know if that made any sense. Non so se questo ha reso. Possiamo cantare. Ciao Giana. Ciao. Allora, io ho una domanda. Potrà sembrare una domanda molto infantile, però quando ti hanno risposto su Twitter e ti hanno detto quelle cose, come ti sei sentita? Cioè, ti sei sentita arrabbiata? Come hai fatto a trattenere tutta quella rabbia?
how have I dealt with anger when all of these things have happened to me? Well, sometimes I'm still mad and still very hurt, and so I just cry. A volte io mi arrabbio ancora e piango. It's very simple, really. I just take myself as I am. If I'm angry or hurt or happy, and I go to Jesus. But I try not to live angry and bitter and all of that. I try to keep moving because I'm not a victim. But I am a human. Sono umana, non sono una vittima. Mi prendo tutte, insomma, la rabbia, la ma alla fine mi tengo tutta questa rabbia e poi invece vado da Gesù. Sono umana anch'io. This is my life. I laugh a lot and I cry a lot. Questa è la mia vita. Piango tanto, rido molto e prima diceva non sono una vittima. And my crying is what has made me tender. Il fatto che io piango mi ha resa così dolce. Ma ho un'altra domanda. Scusate, ma è anche per curiosità. Tu hai detto che sei stata adottata. Giusto? Ma quando hai mai pensato di poter incontrare tua madre? E quando tu pensi di incontrare la tua madre biologica, cioè quando tu ci pensi, sei arrabbiata perché vorresti rivederla? Yes, I have met her, and she was very hurt woman. And so I can't know her now, but yes, I met her. Sì, l'ho incontrata, è una donna molto molto ferita, l'ho incontrata, sì. Thank you for your question. Grazie per la tua domanda. Prego. Allora, ciao. Ciao Gianna, mia sorella in Cristo. Ciao! Dante, siamo qui, tua sorella in Cristo. Oh, amen. Amen. Volevamo chiederti, volevo chiederti io, ho pensato, forse tra tutte queste persone c'è qualche donna che ha abortito. E forse qualche donna che c'è qui non sa come Dio può perdonare, che in Cristo può ricevere il perdono dei peccati. Vuoi dire qualcosa riguardo a questo? Grazie. Prego. Many women in the room that have had one or more abortions, or men that have paid for abortions. Probabilmente in questa stanza ci sono molte donne che hanno abortito e uomini che hanno pagato per l'aborto. And you know what? If abortion is too big a sin to forgive, then Jesus died in vain. Se l'aborto è così un peccato così grave, allora da non poter essere perdonato, allora Dio è morto, Gesù è morto in vano. He doesn't say I'll forgive this and I won't forgive that. He came to free us all from all sin, so it can be forgiven. Every woman, man can be forgiven. Gesù non ha detto io perdono questo peccato e non quell'altro, quindi il Signore perdona tutti i nostri peccati. Also, I wanted to say something quick before.
that before we conclude, that there might be some girls in here that are pregnant. Prima di concludere, volevo dire, potrebbero esserci in questa stanza delle donne incinte. And if you could just speak out in Italian what the resources are for any girl who can come confidentially, so that she knows there's an alternative to abortion. Se possibile dire da parte vostra una parola a queste ragazze qui presenti, che c'è sempre un'alternativa all'aborto, ci sono i luoghi dove loro si possono recare. Mi metto solo di dirle appunto che tra le associazioni che hanno aderito abbiamo innanzitutto due centri di aiuto alla vita, quello di Como, qui ci sono i rappresentanti, e quello di Appiano Gentile. Poi ci sono tantissime altre realtà, vedo presenti, di accoglienza di bambini che sono stati abbandonati, senza fare nomi, quindi ci sono tante realtà presenti e che operano da tanto tempo. Poi se... Quindi è tutto in maniera confidenziale, non... Spesso sentiamo dire un discorso che ci viene detto frequentemente, che siamo in un momento di perdita dell'evidenza, cioè tutti i valori che venivano considerati come fondanti della società ormai si stanno perdendo. Baudon parla di una società liquida, una società quindi che non ha dei punti certi su cui appoggiarsi. Volevo chiederti, la tua storia così carica di valori, no? Il valore della vita, il valore dell'amore, il rapporto uomo-donna non inteso come un uso l'uno dell'altro. Che cosa dice ai cristiani, ma cosa dice anche a tutta la società, no? Cioè, qual è il senso della convivenza tra gli uomini? Come l'ha impostata questa? Partendo dalla tua esperienza, quali sono i valori rinunciabili su cui impostare la convivenza? Quali sono i valori rinunciabili che i cristiani devono tenere? Allora,
me stupisce molto che hai una storia che molti di noi sarebbe di maledizione, cioè io non parlerei mai bene di una cosa del genere. Quindi mi chiedo se c'è stato un momento preciso della tua vita o una persona per cui tu hai scelto di non maledire e di benedire. Prima. Con Dio. And he will. E lui si farà presente, si farà sentire. It's not difficult. Non è difficile. He made you. He's not ashamed of a heart he made. Lui ti ha fatto e non si vergogna del cuore che lui stesso ha creato. Well,
Penny told me about Jesus. Penny mi ha parlato di Gesù. But also, she loved me like a mother. I bonded to her as my mother. Mi ha amato come ama una mamma e io ho questo legame con lei. And I wasn't able to bond with any other person as a mother. E non sono mai riuscita ad avere questo legame di mamma con nessun'altra madre parentale. And so I knew that she loved me unconditionally. E quindi io credo che lei mi ha dato amore incondizionato. And that's what we all need. E questo è ciò di cui tutti noi abbiamo bisogno. Listen, I don't know if it's too late, but I was going to sing a song for you. Non so se è tardi, ma io volevo cantare una canzone per un canto. Ringraziamo di nuovo Gianna. Ringraziare di cuore tutte le associazioni, aziende private che ci hanno sostenuto nell'organizzare questo incontro. Per noi è stata veramente una sorpresa l'aiuto che abbiamo trovato. Questo, e lo dico apertamente, ci ha permesso di pagare tutte le spese organizzative. Per questo abbiamo deciso che chi vuole può fare un'offerta all'uscita e queste offerte andranno per sostenere la vita nascente, mamme in difficoltà. Ringrazio ancora di cuore veramente tutti quelli che ci hanno sostenuti. Sarà possibile, speriamo tempo breve, vedere su internet il video di questa serata. Per questo vi abbiamo consegnato un modulo che potete compilare lasciando la vostra mail. Riceverete poi l'avviso, così come riceverete l'avviso delle prossime iniziative del Centro Culturale e di Scienze e Vita. Concludo dicendo che la prossima iniziativa sarà venerdì prossimo 2 dicembre, di nuovo con Costanza Miriano. Usciamo da Como e andiamo a Rovello Porro. Grazie a tutti e adesso ci godiamo. Grazie. Okay, I'm gonna sing a song. We're gonna sing a song called Oceans by Hillsong United. Canteremo una canzone che si chiama Oceans degli Hillsong United. That's all. Tutto qui. What's happening? Okay, here we go. Thank you.
Incredibile vedere come Dio mi chiama fino all'Italia per dire quello che ha bisogno di dire ognuno di voi.